Ecco come sono suddivisi i gironi della competizione. Questi sono i risultati delle partite e la classifica del girone. EA Sports, it's in the game. Sale la febbre sulla tribuna dell'Usain Stadium in attesa del calcio d'inizio. Benvenuti da Piero Gepardo, con me come sempre Lelia Dani. È il primo esame per entrambe a Qatar 2022, la gara che potrebbe già dare un senso al loro cammino nel mondiale. Immaginiamo che vorranno subito lasciare il segno. Dovrebbe uscirne fuori un match di altissimo livello. Impegno importantissimo, Pier, da onorare al meglio. Noi sappiamo che il mondiale potrebbe rivelarsi una vetrina importante per molti di questi giocatori, ma anche in chiave mercato. E ci terranno sicuramente a mettersi in mostra, perché poi alla fine sono i tre punti che contano, non dimentichiamolo. Queste le scelte del tecnico per la sfida di oggi. Per la difesa Koulibaly con Diallo, Weye insieme a Kouyaté in posizione centrale. In avanti giocano con una sola punta, vedremo se basterà per tenere impegnata la difesa avversaria. Squadra che per il recupero del pallone è abituata al pressing, mette gli avversari in difficoltà, li costringe a forzare la giocata. Ci vogliono polmoni capienti per correre dietro gli avversari, Pier, ma soprattutto ci vuole una grande organizzazione per farli in maniera efficace, e loro hanno dimostrato di averle entrambe. È cominciata la partita che segna per entrambe il debutto in questo mondiale. Prova la botta, interviene il portiere, sventa il pericolo. Ben posizionato qui il portiere. C'è spazio per tirare. Occhio al corner. Recuperano palle in zona d'attacco. Tiro murato. Arriva il triplice fischio dell'arbitro, finisce 0-0 il match. Un po' di delusione per una gara inespressa. Chi ha pagato il biglietto oggi sperava di vedere almeno qualche gol, Pier. E invece abbiamo assistito a una partita molto tattica, chiusa, le squadre molto ferme, statiche, preoccupate più di non prenderle che affondare. In grafica possiamo vedere tutti i risultati e la classifica della giornata. Diamo un'occhiata alla classifica marcatori. Andiamo a vedere cosa dicono i giornali.